Terzo giorno di Romix. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti, benvenuti in questo terzo giorno di Romix. Oggi ragazzi, sabato, e si può vedere dal casino che c'è che oggi è sabato. E ragazzi, oggi tra poco vado a rompere palle ai primi cosplayer, a fargli qualche domanda un po' strana, un po' così. Ragazzi, ovviamente dopo ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, ragazzi. Quindi ora andrò a intervistare i cosplayer, ma cosa importante ragazzi, votate qua sotto nei commenti che voto gli date da 1 a 10. Mi raccomando ragazzi, come dico sempre, non fate gli stronzi, scrivete il voto vostro che preferite. Sta Flash. Certo che sì. Ci ho azzeccato una delle poche. Là, se lo volete. Shazam sta la momo. Mo gli vado a rompere palle pure a lui. Senti, fra te e Superman, chi è più veloce? No, io. Tu sei più veloce. Allora, lui mi può dare un ceffone, mi butta all'altra parte dell'universo. Te spoiler, ma io sono più veloce. Tu sei più veloce. In tutti i sensi è più veloce, ragazzi. Io posso essere veloce. Potrebbe. Perché diciamo in alcuni contesti è meglio essere lenti. Ve lo dice anche Flash. Ve lo dice anche, quindi, raga, dovete cosare la situazione. Diciamo. Dosare la velocità. La situazione ha la sua velocità. Certo che sì. Senti, ma perché hai scelto sto personaggio invece? In realtà perché mi è sempre piaciuto Flash, mi sono sempre piaciuti i velocisti in generale. Poi in realtà trovo molto affascinante anche il lato umano di Flash, quindi Barry Allen. Lo trovo carismatico sì, ma anche molto umano, appunto, proprio come valori che dà il personaggio. Barry Allen o Ezra Miller? No, allora aspetta. Ezra Miller, quell'attore o quell'altro? Come che si chiama? Brad Gustin. Buonanotte. Vabbè, sì. Tra i due quali preferite, ragazzi? Scrivetelo nei commenti. Tu invece quale preferisci tra i due? Ezra Miller mai. Perché? Perché? Raga, ma è un criminale. Ma stiamo scherzando. Quelli sono dettagli. Ma io mi sono svegliato una settimana intera quest'estate. Ancora me lo ricordo. Ogni giorno c'è una notifica nuova di Google. Un nuovo crimine di Ezra Miller. Vabbè, ma quelli sono detta. Senti, andiamo veloce. Se io mi aggrappo a te, tu riesci a trasportarmi? Ci posso provare. Ci proviamo? 1, 2, 3, vai! Un po' da gente strana, raga, la droga fa male, raga, innanzitutto qua vedo tutta sta gente. Sciocari! Chi sei? Dice come ti chiami. Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta. Sì, tu invece? Jessie di Neon Demon. Jessica con l'H finale. Sì. Ah, Jessie, ho capito, Jessica. Tu invece? Jon Snow, re del nord. Tu invece? Mister Comics. Che c'è una pagina Instagram, c'hai? Instagram, sì. Instagram, Mister Comics, raga, andata a seguire. Tu e lui invece? Castle. Te se sono sentite niente. Frank Castle, raga, perché avete scelto sti personaggi, raga? Perché io ho il drago nel sangue. Tu nel sangue c'hai il drago? Esatto, sono focosa. O c'è il drago nel sangue. È un mix. È uguale. Tu invece? Non l'ha mai portato. Ma sta roba che c'hai in faccia, sì. Ma che è sta roba? Lei che... è una modella, quindi sono tipo decorazioni per il Sono decorazioni. Questo è oro massiccio 24. È oro massiccio
24 carati, ragazzi. Tu invece con questo coso di pelle stai a fare la colla, di la verità o stai bene? No, sto bene. Oggi fa un po' freschetto, quindi tu stai in una crema, stai. Sì, poi perché io sono del nord, quindi sto quindi bene. Stai del nord, che cazzo è, raga. Lui invece, raga, tu non sei un... Fammi mettere al centro, sennò stiamo a fare il giro greco. Senti, mi sono perso un pezzo. Senti, tu invece perché stai qua? Che stai a fare qua, gente? Io sono qua solamente per incontrare voi cosplayer, perché ragazze, se metti le ragazze. Questo sta a farma. Grazie, cara. Questo sta a far marpione, stai a far marpione che tipe. Stia a far. Oddio, il sogno di avere la ragazza cosplayer ce l'ho. Ah, non è una di loro? No. Ecco, quindi. Il re del nord va con la regina dei draghi. Va con la regina dei draghi, certo. Però tu invece? No, da sola, sì. Abbiamo trovato la soluzione, raga. Però sono libero, qualsiasi qualcuno su piazza se vuole. No, sì, io punto tutto su di lei. Vieni qua. Oh, abbiamo trovato l'amore, ma quanto sono belli. Il mio schiavo. Pure. Sì. Ne fa da schiavo, gli devi fazzi. Me lo metto in ginocchio. Brava, mettete in ginocchio. Qua, raga, c'è sta tutto il gruppo di The Boy. Boys, raga, tu, lui è? Tu chi sei? Sì? Frenchy. Lui è Frenchy. Tu invece sei? Butcher e lui invece è? Vieni qua, non te scappazzi. Tu invece sei? Patriota. Lui è patriota, raga. Qua invece vedo un altro. Fate lo stesso co, so pure lui, raga, se sono sdoppiati, zi. No, mo so no. Cazzi tua. Io sono la versione Butcher 3.04, perché è la versione Butcher contro i soldati russi. Contro i soldati, comunque gli fate il culo a lui, che dice? Gli fate ad ammazzarlo? Assolutamente. Vedremo. Raga, ma perché avete scelto sti personaggi, raga? Che ci assomiglia, sì. Raga, scrivetelo nei commenti da 1 a 10 quanto so fighi, raga, non fate gli stronzi come al solito. Scrivete nei commenti da 1 a 10 a quanto scepiano, raga. Tu perché hai scelto sto personaggio? Tutto è tutto bucato. A te t'hanno sparato, zì. Sì, e poi ero geloso di Patriota. Dei poteri. Sì. E allora mi sono preso il composto V per fargli. Fagli vedere il superpotere, zì. Va tutto brillucicoso, zì. Il composto V. Raga, super. Questo è il composto V. Che sta per vagina. Che sta composto per vagina. O Viagra. Questo, raga, semo pio. Proprio zoppo così. Proprio. Invece se sta pure il polpo, il polpo mandrillone. Oggi è pesce? Oggi è pesce d'aprile, quindi il polpo mandrillone ci sta. Raga, ma quanto sei uguale all'attrice? Pure tu diventi pelata come l'attrice? No, famosa. Qua invece c'è sta Wonder Woman. Giusto, sì. Fate vedere bene, vieni qua. Sono infiltrata. Te sei infiltrata Wonder Woman tra i cosi. Tu invece sei Starlight che spara, brilluccichi tu. Esatto, io sparo fulmini. Capiti Twilight, c'è presente, no? Capiti Twilight, ma sto punto mi ha dato sto porpo. Cos'è, proprietà aziendale questa? Questa è roba sua. Perché avete scelto sti personaggi, raga? Perché mi è piaciuta fin dalla prima stagione. Ti è piaciuta? Tu invece? Perché? Perché te la fai col polpo, abbiamo capito, sì. Tu invece? Perché è una serie molto divertente e soprattutto prende per il culo la Marvel. Raga, ma qua invece abbiamo proprio una, è proprio l'attrice vera. Qua c'è sta proprio l'attrice vera, che è lei, raga. Lei la. Tutte le ragazze, se voi seguite già i miei video, già l'avete vista, raga. Questa è proprio l'attrice vera che è venuta a Romix oggi. Holiday in Rome. Esatto, capito, raga? Raga, scrivete nei commenti quanto sono fighi. Lei, vabbè, l'attrice vera, che cazzo volete? Tu, questo fai avvicina, vai. Thank you.
Con sto tipo, con sto tipaccio, raga, chi sei? Nigaman. No, no, si può dire in TV? Sono Nigaman. Nigaman, perché hai scelto sto personaggio? Perché spaccia la domenica sera in chiesa. Bravo. Ci stanno sti tipacci, ma come vi siete conciati? Che personaggio siete, raga? Due piccioni con una fava, giusto? Tu invece che personaggio sei? Sempre un piccione. Il piccione, ragazzi. Come ti chiami? Violet. Come? Violet. Davide. Davide. E perché avete scelto questi personaggi, raga? Sono due personaggi di League of Legends e ci piacciono, stanno insieme effettivamente, ci siamo anche noi. Se state insieme effettivamente anche voi, carini, ragazzi, scrivete da 1 a 10 qua sotto nei commenti quanto sono carini e quanto sono fighi. Vedo che tu c'hai una mela dorata. Ma è di oro zecchino, ma fai vedere. Oh, pesa davvero, questa è 24 carati. Senti, aspetta un attimo che gli vado a far vedere una cosa a quello che compro oro, un attimo. Raga,
ma quanto sono fighi, ragazzi. Fatevi vedere pure te, ca bandiera nera, ca svastica, sì, vabbè. Senti, che personaggi siete, raga? Di Luke e Kaia di Genshin. Kaia di Genshin Impact. Genshin Impact, tu invece sei un nazista, zi, qua mi YouTube me blocker video, zi. Che personaggio sei? Baji di Tokyo Revengers. Che, oh, vabbè, cosiamo a bandiera, se no YouTube me incosa tutto il video. Senti, ma perché avete scelto sti personaggi? Me lo chiedo anch'io. Sono un po' impegnativi. So, ma giusto da poco poco, è la punta a punta. Tu invece perché? Perché sono gay. Come? Perché sono gay. Me fa piacere per te, ognuno c'ha i gusti sua. Tu invece? Perché è il mio preferito della serie, semplicemente. È semplice così, ma sto spadone zi, l'hai fatto tu o te l'ha fatto il cinese? No, questo me l'ha fatto un amico dipinto da me, quello l'ho fatto io. Questo l'hai fatto tu e questo l'ha fatto. Me lo fai vedere? È pesante zi. No, non è. Senti raga, voi ragazzi votate qua sotto nei commenti da 1 a 10 quanto so fighi loro, non fate gli stronzi. Tu te chiami? Diletta. Diletta? Oliver. Oliver, tu? Axel. Chris. E Chris, raga, quanto so fighi, raga. Io però oggi sta bello freschetto. Tu stai bene, spero. Sto bene oggi. Tu stai bene, però se vai dall'altra parte che c'è sta il sole. No, vabbè, fa colle, ci sono stato 2 minuti, mi sono scappato, zi. Ragazzi, andiamo a vado a rompere palle a quel cosplayer là. So fighi. Questi ragazzi ci stanno sempre a Romix, raga, stiamo con la Horror Squad, raga. Quanto siete inquietanti, ragazzi. Siete proprio inquietanti. Con la maschera o senza? Entrambi, raga, scrivetelo nei commenti. Con la maschera o senza? Qual è più inquietante tra i due maniere? Senti, qua c'è sta Asora, questa è la monaca de Monza, ragazzi. E c'è sta pure, come te chiami, monaca? Balak. Balak, tu invece sei con tutte ste erbe. Harry. Questo ragazzi, quando se vuole fumare un'erba, beh, la piede qua e sa fuma, diciamo, è così. Qua è abbastanza inquietante la situazione, perché qua ci stanno delle tipi un po' strane. E tu sei? Samara Morgan. Mi è venuto un brivido dietro la schiena, ragazzi. Tu sei invece? Dragan. Come? Dragan. Ecco, raga, gente pericolosa, ragazzi. Qua invece vedo che c'è sta l'altra monaca de Monza, vedi? Cioè, è molto inquietante, ragazzi, molto pauroso. Sei? Sempre Valak. Sempre Valak. Qui ce ne stanno due Horror Squad, ragazzi, qui a Romix, sempre presente. Poi sempre c'è sta presente. Pure sto tipo che Kamannaia prende e va fetta a tutti, ragazzi. Scrivetelo qua sotto nei commenti quanto sono inquietanti nel loro caso. Inquietanti da 1 a 10, raga. Io sento un brivido dietro la schiena, che qua, se no, vedo che qua me stanno iniziando ad accerchiare tutti. C'è sta sto tipo che me vogliono farmi, raga. Aiuto, ragazzi. Aiuto, ragazzi. Aiuto! Stiamo con sto tipo tutto nudo, e le ali e lo spadone. Che personaggio è il tuo? Sefirone. Raga, se voi avete seguito gli altri video precedenti, l'avete riconosciuto. Ultimamente c'è sta sempre nei sempre io ormai. C'è sta sempre ultimamente, ma ricordaglielo, come te chiami? Francesco, raga, perché hai scelto sto personaggio, Francesco? Ho visto quanto è figo, pure con l'ala. Con le ali lo fai. Sguaina la spada. Come restano? Fai a vedere, raga. Votate nei commenti quanto è figo da 1 a 10. Fate vedere bene sto fisica. Tu te stai cagando sotto dal freddo, di no, verità un Riccardo, po'. Male freddo. Come cazzo fa sta così? Io sto a fare un po' la colla, diciamo. Dai, me fa bella, sta spada mi piace proprio. Perché hai scelto sto personaggio mezzo nudo? Perché così? Mi piace Final Fantasy tutto. Mi piace Final Fantasy. L'ultimo cosplay che hai fatto, qual è stato? Dante, raga, l'avete visto anche nel video precedente. Se non l'avete visto, andatela a vedere. Io vado a rompere palle a quel cosplay, a quel gruppo. Vedo là che c'è stato un bel gruppone. Io vado là! Sto gruppone The Demon Slayer, raga, quanto siete fighi. Come te chiami? Mitsuri. Shinobu. Nezuko.
Giuto Mioca. Dai, raga, ma quanto sei qua? Perché avete scelto sti personaggi, raga? Amore. Amore, sì. Vi piacciono sti personaggi? Ma ste katane, zi, me fa, gli fate vedere a loro le katane, raga. Fate, sguainate le spade, zi. Sguainate gli spadoni, raga. Quanto siete fighe. Votate qua sotto nei commenti da 1 a 10 quanto so fighi. Noi, ragazzi, invece, ci vediamo al prossimo video, che è di domenica, per vedere quali altri cosplayer ci sono e quali altri finiranno tra le mie grinfie a rompe le palle. Voi, ragazzi, iscrivetevi al canale, se no vengono loro gli spadoni. Fategli arrivedere gli spadoni e vi tagliano a fettine. Ci vediamo al prossimo video. Sciacarini!